No, Mister, intanto chiedo, beh, chiedo come sono stati questi mesi, tra l'incertezza di non dover ripartire, tra immagino comunque il pensiero a tutto quello che è capitato, perché quello che è capitato immagino che abbia colpito, e com'è stato, insomma. Ah, insomma, è un periodo sicuramente che ci segna tutti, no? Per quello che è successo, una cosa straordinaria, purtroppo è negativa, quindi la perdita di tante vite sicuramente ci ha lasciato qualcosa dentro che ci fa riflettere su tante cose. Per cui il fatto che adesso ci sia qualche segnale positivo è bello per noi, ma soprattutto perché stiamo venendo fuori, si vede la luce, ecco, rispetto a qualche mese fa, di conseguenza l'umore è migliorato e quindi principalmente per questo motivo. Poi è chiaro, si ritorna alla normalità e le cose che abbiamo sempre fatto man mano, ci auguriamo che al più presto si migliori e tutto proceda per il verso giusto, per come detto. Aspetta, facciamo entrare anche Alessandro, visto che c'è, e poi proseguiamo. Buongiorno. Ciao Vai. Alessandro. Scusate il Allora, ritardo, ma ho dei problemi tecnici. vado io. Senti, mister, andiamo anche sulla stretta attualità. Si dovrebbe ripartire, c'è già una data che è quella del 20 di giugno indicata per la ripartenza. Oggi pomeriggio, tra l'altro, si dovrebbero anche vedere, tra virgolette, nuovi calendari, quindi capendo date e orari. Ti chiedo quanta voglia c'è di rigiocare, anche appunto come segnale di speranza di questa uscita dal tunnel, e soprattutto quanto è importante per noi potersela giocare, visto che insomma il trend era positivo e eravamo una di quelle squadre in questo momento in forma che chiaramente sarebbero state e sarebbero fortemente penalizzate qualora venisse congelata la classifica. Ah, sicuramente noi, come ha detto bene lei, il discorso della classifica, se si finiva lì, questa ulteriore chance, no, purtroppo non eravamo in grado di sfruttarla. Adesso abbiamo questa opportunità e c'è tanto entusiasmo da parte dei ragazzi, prima, come abbiamo detto, per il fatto che man mano si ricominci a ritrovare la normalità, ecco. E poi adesso c'è l'obiettivo, c'è già una partita il 20, e allora questo sicuramente si lavora meglio avendo un obiettivo ben delineato. Prima si lavorava individualmente, si lavorava a casa e sicuramente il morale non era quello che adesso. Qui adesso siamo riusciti da questa settimana, diciamo, a lavorare in gruppo, qualche partitella, così siamo riusciti a farla. E pensiamo di incrementare il lavoro queste ulteriori settimane che rimangono prima dell'inizio. Per cui, ripeto, i ragazzi tutti stanno lavorando al massimo delle loro possibilità, perché sappiamo bene, siccome il calendario è concentrato, diciamo, in tempi ristretti, abbiamo bisogno di tutti, siamo in una condizione sicuramente, come tante altre squadre, non al top. Visto il calendario che ci sarà, abbiamo bisogno di tutti i ragazzi che si portano al meglio delle possibilità, delle loro possibilità, per quanto sia possibile. Vado io? Vai Alessandro. Sì. Sì, mister, buongiorno. Buongiorno. No, l'aspetto che mi interessa un po' di capire è visto che è una situazione mai capitata prima a nessuno, quindi no, non c'è uno storico del quale parlare, no? Magari ci possono essere dei periodi in cui si arriva da un calcio scommesse, ci sono stati corsi e ricorsi storici di vari fatti che col campo non hanno niente a che vedere, questa cosa col campo non ha niente a che vedere. Quanto può incidere e quanto ha visto diversi i suoi giocatori, cioè magari avevano un umore nel momento in cui li ha lasciati, buono o cattivo che fosse, come li ha ritrovati? Perché lei parla di entusiasmo, ma come si torna con la testa concentrati a dover finire una stagione quando si parlava di camion che portavano via i morti dalle città? Come si torna alla normalità? Come sta lavorando anche dal punto di vista psicologico, da quel, se si può Ah, dire, come insomma. abbiamo detto anche prima, abbiamo accennato prima, il discorso
che la tristezza che c'era, l'umore, la paura per la salute anche dei propri familiari, di ragazzi che hanno le famiglie in Lombardia, le zone più colpite, Romagna, insomma, tanti ragazzi, chiaramente la preoccupazione era altissima per tutto quello che succedeva, come ha detto lei, vedere certe immagini sicuramente ti segnano per la vita. È chiaro che adesso che si sta ripartendo c'è un po' di entusiasmo perché si comincia a vedere una luce che prima non c'era, perché sicuramente se noi siamo qui a parlare di ripartenza significa che tante cose che abbiamo visto nel recente passato diminuiranno, ecco, ancora purtroppo ci sono contagiati, ci sono decessi e di conseguenza non è bello vedere certe, ancora sentire, leggere determinate cose, però diciamo che a poco ci auguriamo di tornare alla normalità, di tornare a fare il lavoro che per noi è passione, è divertimento, ecco, anche oltretutto, per cui sicuramente nel lavoro si comincia a essere contenti, no? Perché ripeto, le limitazioni che c'erano per stare a casa, lavorare a casa, sicuramente per quanto riguarda l'aspetto professionale non era il massimo, però ripeto, c'erano situazioni più importanti quando si tratta di quello che è successo, quindi per noi sono diciamo cose alla fine valgono relativamente. Ok, grazie. Volevo chiedere come è lavorare in una situazione che comunque non è ancora di normalità. Avete ripreso piano piano, prima gli allenamenti individuali, poi adesso insomma piano piano di gruppo, però si legge, no, delle partite che entra prima una squadra, poi un'altra, bisogna parlare con l'arbitro a un metro e mezzo, non ci sarà il pubblico sugli spalti, è un calcio un po' diverso. Ti chiedo innanzitutto che effetto vi ha fatto lavorare così, e se tra i fattori che incideranno in questa ripartenza ci sarà anche la capacità di sapersi adattare a queste cose, sono un po' particolari, ecco. Ma sicuramente dobbiamo essere forti ad adattarci, no? Dobbiamo capire qual è il momento, ci sono situazioni molto più difficili rispetto a quello che può accadere a noi, ecco. Per cui tanto si inizia a giocare, a poco si deve ritrovare la normalità. È brutto giocare senza tifosi, è tutta un'altra cosa. Ci dobbiamo abituare sia a fare il nostro lavoro, ma anche nella vita quotidiana, nel quotidiano, a rispettare determinate situazioni che prima non esistevano. No? Adesso bisogna arrivare e essere sempre preparati, siamo sempre con le mascherine, dobbiamo evitare saluti passionali come si facevano prima, abbracci e tutto il resto, quindi come la gente si sta adattando fuori dal campo, noi lo dobbiamo fare anche in campo. Chiaramente dispiace perché il calcio è uno spettacolo che va seguito e la gente che gioca, che va in campo con i tifosi, sicuramente gli stimoli sono diversi, ma in questo momento io credo in ogni professione, in ogni attività ci deve essere uno spirito di adattamento notevole per cercare di ritrovare pian pianino la normalità. Ecco, ancora sicuramente passeranno mesi per il vaccino, per queste cose che poi magari ti diano delle sicurezze, delle certezze per tornare come prima. Però in questo momento già il fatto che si parla di ripartenza è una cosa importante. Senti mister, due cose. Abbiamo parlato dell'aspetto mentale importantissimo in questa fase, però io vorrei capire anche fisicamente come hai ritrovato il gruppo e come pensate anche di impostare il lavoro, visto che in due mesi, perché diciamo che l'Empoli punta ai playoff, si spera che ci entri e che arrivi in fondo, quindi più o meno si va dal 20 giugno più o meno insomma al 20 di agosto, in due mesi potrebbero essere concentrate circa 15 partite, quindi come li hai ritrovati e come sarà sviluppato il lavoro per preservare chiaramente la fisicità dei giocatori, anche se noi abbiamo la fortuna di avere una rosa abbastanza ampia. E poi una curiosità, quando venne introdotto l'orario delle 12:30 qualche anno fa, insomma, ci fu un po' di sorpresa, di polemica, alimentazione. Ecco, adesso potrebbe essere introdotto un orario nuovo, le 21:45. Ti chiedo se da questo punto di vista anche qua cambierà qualcosa.
No, credo che poi i medici, i nutrizionisti per quanto riguarda l'alimentazione non ci sono problemi, troveranno il modo di come comportarsi per arrivare bene a questi orari. Io credo che è preferibile giocare in queste ore che sicuramente fa meno caldo, Certo. rispetto a giocare nel primo pomeriggio e quindi va bene così. Questi sono problemi minimi. In questo momento lo spirito di adattamento deve essere globale su tutti i fronti, quindi i ragazzi da questo punto di vista stanno lavorando bene a un gruppo che abbiamo fatto dei test al rientro e i ragazzi li ho trovati discretamente bene perché a casa si vede che hanno, aiutati dai nostri preparatori, hanno fatto un buon lavoro con grande professionalità. È normale che non possiamo essere al top perché se voi considerate che quando stanno un mese fermi d'estate, la ripresa noi in genere la facciamo tra 6-7 settimane prima della prima giornata di campionato, quindi significa veramente tanti giorni prima di arrivare alla prima partita e si dice sempre che ci vogliono mesi per trovare il massimo della condizione. E quindi figuratevi che adesso le settimane sono inferiori, figuratevi che siamo stati fermi molto di più rispetto al necessario, anche se i ragazzi a casa hanno fatto qualcosa, non è uguale a quando si lavora al campo, qui allo stadio, e quindi ci saranno problemi che abbiamo noi, ma che hanno tutti. Quindi se partiamo da questo punto di vista, alla pari, è chiaro che chi ha un organico ampio, e soprattutto avere un organico ampio, la qualità è importante, che magari chi gioca di più, chi gioca meno, non ci sia troppa distanza, è una cosa in più che aiuta ad alternare, perché in una condizione del genere fare ogni 3-4 giorni una partita diventa complicato, ma soprattutto in questa fase noi stiamo lavorando, da un lato devi cercare di portarle alla conclusione, quindi devi cercare di aumentare l'intensità nel lavoro. Dall'altro lato non puoi farlo in una certa maniera perché se aumentiamo un po' troppo si va incontro a qualche infortunio. Quindi noi, siccome adesso stiamo recuperando giocatori che nell'ultimo periodo non abbiamo avuto la possibilità di utilizzare l'infortunio, adesso dobbiamo andarci cauti anche in questo senso, quindi è il cane che si morde la coda, insomma, si vorrebbe fare qualcosa in più per arrivare meglio, però nello stesso tempo non possiamo esagerare perché magari ti scappa l'infortunio muscolare, cose che come sapete voi che quando iniziano le preparazioni in avvio di stagione capitano spesso, no? Dopo un po' di inattività. Certo, grazie. Mister, vi faccio una domanda che non riguarda direttamente l'Empoli, ma in realtà sì, perché abbiamo letto, abbiamo visto, e lo vedo anche col lavoro che faccio, perché io oltre a fare giornalista mi occupo di comunicazione a 360 gradi, molte persone, non dentro il mondo del calcio, ma anche dentro il mondo del calcio, che dicono perché il calcio riparte, perché i calciatori sono così controllati e non le persone comuni. Frase populista che non mi appartiene e che non condivido. Però siete stati e probabilmente sarete anche alla ripresa voi calciatori o voi del mondo del calcio un po' sotto l'occhio del ciclone. Io personalmente ritengo che far ripartire anche il calcio sia veramente tornare alla normalità perché è lo sport di questo paese e comunque è un'azienda, un'industria che produce utili e dà lavoro a tante persone e a Empoli, lo sanno benissimo. Però magari mi piacerebbe sapere anche la sua posizione personale perché comunque un po' nell'occhio di ciclone come se foste dei privilegiati c'è stato. Quindi vorrei capire l'allenatore dell'Empoli cosa ne pensa di questa cosa. Tanto noi facciamo quello che ci dicono di fare, sono le istituzioni che decidono come ci si deve comportare, cioè chi ha deciso per la ripartenza, come ha detto lei, se si arriva da tanto, come stanno ripartendo tante attività, il calcio, come ha detto lei, è un'azienda tra le più importanti del nostro paese Certo. e quindi sicuramente, voglio dire, ci sono attività con maggiori rischi, altri meno. Noi è un'attività che è un'attività di contatto continuo, quindi non ci può essere distanziamento quando ci sono le gare, e di conseguenza i
controlli sono, diciamo, più specifici per questo motivo. Magari se vai a lavorare, mantieni la distanza, c'è la mascherina che la puoi portare e tutte queste cose, è meno rischioso. C'è qualche rischio in più, sicuramente c'è, e perciò in questo momento noi stiamo facendo dei controlli settimanali che sicuramente aiutano a dare una certa serenità e aiutano a far ripartire, ecco, perché se il governo, se le federazioni hanno deciso per questo, significa che è di vitale importanza anche per l'economia a carattere nazionale, al di là dello spettacolo, al di là che tanta gente giustamente dice abbiamo visto delle cose orribili e pensiamo a far ripartire il calcio, ci sono delle critiche anche in questo, però ripeto, se si parte, se l'economia deve ripartire, il calcio è una colonna importante dell'economia nazionale. In condizioni normali, in questo momento avremmo già i verdetti e staremmo probabilmente già parlando della prossima stagione con Marino allenatore oppure no, questo ovviamente non lo sapremo mai, però le chiedo, il Presidente ha parlato quando ancora non sapevamo ovviamente se saremmo ripartiti oppure no, dicendo beh Marino io mi auguro di ripartire con lui, ovviamente per quanto riguarda il futuro si torna al 10 di marzo, cioè vediamo come andrà a finire questa stagione oppure già ci pensa oppure insomma non lo so. Sono stato sfortunato che si riparte, perché si aveva detto in quelle circostanze se non si giocava ripartivo con Marino, adesso ci sono 10 partite quindi siamo sotto esame per cui mi è andata male perché a parte le battute noi, me, siccome quando sono arrivato ho chiesto un contratto di 5 mesi, rimane quello che ho detto, perché ancora ci sono tante partite da fare e tante valutazioni da fare, secondo me, per quello che andrà ad accadere in queste partite, anche se dobbiamo onestamente dire che sarà un campionato particolare, sarà un mini torneo e di conseguenza tutto può accadere. In questo momento noi la nostra concentrazione è sul lavoro, la nostra concentrazione è la ripartenza del campionato, farci trovare di ragionare come abbiamo fatto nel periodo che si giocava, di guardare partita per partita, cercare di trarre il massimo in una di esse, con la concentrazione giusta. Non ho bisogno, diciamo così, della serenità del contratto per lavorare meglio, se non è, non mi toglie il sonno questo. Sono sereno perché ho avuto la fortuna, ho aspettato, ho rifiutato tante opportunità ed è stata pagata, perché ho trovato una delle società più organizzate che c'è in questo campionato, che ti mette nelle condizioni di lavorare bene, di far bene il tuo lavoro, sia come materiale umano, chiaro, sia come organizzazione. Per cui, secondo me, per un allenatore arrivare a Empoli è il massimo. Per chi ha la passione di lavorare bene, essere messo nelle condizioni di farlo, le strutture e tutto il resto, credo che anche in questa emergenza, credo che l'Empoli abbia fatto come società un lavoro importante su tutti i fronti, nell'organizzazione, nel controllare la salute dei propri atleti, dei propri tesserati. Fin dall'inizio siamo stati controllatissimi, fin dal marzo che siamo andati a giocare a Cremona in una zona rossa, in quel momento è a rischio, e da lì per noi sono stati sempre fatti controlli per quello che si poteva fare, importanti. Quindi io credo che per un allenatore poter esprimere quello che ha dentro è il massimo, perciò ce lo dobbiamo conquistare di partita in partita l'eventuale rinnovo. L'ultimissima cosa per me, è chiaro che questo periodo, come abbiamo già detto, molto concentrato di partite, ci vedrà vedere un turnover un pochino più importante, però ti chiedo se dal punto di vista tattico si riparte più o meno da dove si è lasciato, perché insomma la squadra aveva trovato fisionomia, aveva trovato gioco, aveva trovato intesa. Sì, sicuramente sì, è chiaro che durante le gare, in base anche agli avversari, si può creare qualche espediente, è un sistema di base, però i concetti sono sempre gli stessi, ecco, i concetti sono quelli di sviluppare
con una certa semplicità la manovra senza stravolgere tutto, ecco. Pochi cambiamenti sicuramente in virtù dell'organico che hai a disposizione dei giocatori come Moreo, come Gazzola e altri che stanno recuperando, hai qualche alternativa in più e in base al turnover e come ci si gioca si può variare qualcosa, però questo diciamo in generale non cambia, non deve cambiare, non sono i numeri, non si parla di numeri, si parla di creare qualcosa in più, qualche alternativa in più, visto che non possiamo lavorare con continuità su una certa formazione e cambiarne due o tre, capiterà che ne cambiamo magari 5 o 6 più i cambi che si possono fare, qualcuno in più, di conseguenza dobbiamo sfruttare tutte le risorse che abbiamo in questo organo.